Bentornati amici, un saluto da Luigi Duchi. Oggi sono qua per recensire un dispositivo inviatomi dall'azienda Avidzen. Abbiamo avuto vari device provenienti da questa azienda. Oggi mi hanno mandato un bel videocitofono smart comprensivo di monitor interno e ovviamente la postazione esterna. Sarà possibile gestire anche due uscite, dopo vedremo come funzionano, e ovviamente sarà possibile ricevere una notifica di chiamata sul proprio cellulare al momento della pressione del pulsante del posto esterno. Monitor da 7 pollici, ma andiamo a vedere subito il contenuto della confezione e poi facciamo subito una prova, mettiamolo subito in campo e vediamo subito come funziona questo videocitofono della Extel. Eccoci qua di fronte alla confezione del videocitofono Extel, diamo subito una rapida occhiata. L'installazione dovrebbe essere molto molto semplice, come si evince dallo schema presente sul retro della confezione. In realtà va alimentato solo il monitor interno e poi ci vorrà un cavo di comunicazione a due fili fra la postazione interna e la postazione esterna. Lo schema qui riportato sulla destra ci indica che se utilizzeremo un cavo 2x0,75 mm quadri avremo una distanza massima di 25 metri che potrà esserci tra il posto esterno e il posto interno. Se invece saliremo con una sezione più ampia, quindi 2x1,5 mm quadri, potremo arrivare fino a 100 metri di distanza. Ovviamente il posto esterno, come vi dicevo prima, ha due uscite, una per il cancello e l'altra per l'elettroserratura. Dopo magari andremo a controllarne il funzionamento. Adesso apriamolo e guardiamo cosa c'è dentro. Ecco qua, la solita carta di protezione, istruzioni varie, il monitor che è molto molto fino, come si può vedere. Anche una piastra per fissarlo al muro e poi abbiamo l'alimentazione 24 volts GND, alimentatore incluso nella confezione, bus bus 1+ e bus 1-, dopo andremo a notare a cosa servono. Probabilmente questo è il collegamento fra il posto esterno e il posto interno, non vorrei che ci sia la possibilità di collegare anche più di un bus, perché vedo che ci sono altri morsetti, magari dopo noteremo dallo schema elettrico il funzionamento. Detto questo, all'interno della confezione abbiamo anche l'alimentatore che vi menzionavo prima, alimentatore a 24 volts, già con i morsetti adatti ad alimentare il videocitofono e la postazione interna, vari tasselli per il fissaggio al muro e qua dentro dovremmo avere, se non erro, il posto esterno che è apriamo, di materiale metallico. Anche la tettoia, diciamo, che va a parare il posto esterno, quindi proteggendolo dalle intemperie, comunque può rimanere tranquillamente fuori. Si può fissare la piastra direttamente tramite questi tre tasselli, questi buchi per tasselli, e qui davanti abbiamo il pulsante di chiamata per il posto interno, la telecamera e il microfono e l'altoparlante inclusi dietro queste fessure. Credo che non ci sia nient'altro, quindi non ci rimane che andarlo a mettere in funzione. Eccoci qua, passiamo adesso al collegamento elettrico, che di fatto è molto semplice. L'alimentatore incluso nella confezione andrà collegato ai primi due morsetti, dove c'è il più andrà messo il morsetto delineato dal nastro rosso e dove c'è il meno quello dove invece è delineato dal nastro nero. L'alimentazione verrà portata al posto esterno mediante il cavo che collegherete ai successivi due morsetti, che non è altro che il bus, e quindi porterà
sia alimentazione che i comandi al posto esterno. In realtà sulle istruzioni c'è scritto che non importa diciamo il senso di come le montiamo, perché comunque si autoregola da solo, ma comunque io ho preferito mettere sul morsetto 1 lo stesso morsetto 1 che è sul posto esterno e il morsetto 2 sul morsetto 2. Nel posto esterno, come notate, andrà collegato il bus sul morsetto 1 e 2. Mentre per quanto riguarda il 3 e il 4, e il 4 e 5 sono a sua volta il 3 e 4 l'apertura del cancello, quindi sarà un contatto pulito. E per quanto riguarda il 5 e il 6 invece sarà un contatto alimentato, andrà collegato all'elettroserratura a 12 volts direttamente su questi due morsetti e lui si occuperà di dare tensione all'elettroserratura una volta che premeremo il pulsante o dal monitor o dall'applicazione, come vedremo dopo. In realtà sul monitor ci sono altri due morsetti che teoricamente dovrebbero servire per mettere dei monitor aggiuntivi o delle telecamere o un altro posto esterno, ma in questo specifico modello in realtà questi due morsetti non sono utilizzati, a differenza di altri videocitofoni della Extel. Di conseguenza gli unici morsetti che dovrete utilizzare sono solamente i primi quattro, i primi due per quanto riguarda l'alimentazione e i secondi per quanto riguarda la comunicazione bus con il posto esterno. Comunicazione che vi ricordo che può essere fino a 25 metri se utilizzerete un cavo 2x0,75 e fino a 100 metri se utilizzerete un cavo 2x1,5. Io per il mio test ho utilizzato dei semplici fili unipolari, non è assolutamente il filo più adatto da utilizzare per questa configurazione, anzi vi esorto ad utilizzare un cavetto con due fili che non necessitano di essere twistati fra di loro, basta un semplice cavetto a due fili con fili dritti. Ecco, questa è l'interfaccia del monitor. Ora scusate, dalla ripresa del telefono sicuramente viene un po' deformato questo monitor, si vedono dei artefatti che in realtà non ci sono nella visione del video, purtroppo riprendendo lo schermo del videocitofono con il mio telefono si vedono questi fastidiosi effetti. Comunque, schermo da 7 pollici non touchscreen, e diciamo che si può accedere alle impostazioni premendo il tasto centrale, che comunque ha dei tasti soft touch. Si possono scorrere i menu direttamente premendo i vari tasti soft touch, come notate qua ci sono le frecce destra e sinistra, il pulsante ok sarà quello centrale, questo per tornare indietro nel menu. Ecco, andiamo a vedere le varie opzioni. Da qua potrete andare a cambiare la tipologia di suoneria, ne ha 6, e premendo ok si potrà invece andare a selezionare il volume che già a 2 è molto molto alto, ma può arrivare fino a 4. Io 2 per i miei gusti è anche più che sufficiente. Tornando indietro si potrà regolare data e ora direttamente dal secondo menu. Una volta che l'avrete regolato potrete tornare indietro. Qua abbiamo le impostazioni del wifi e la seconda voce indicherà il ritardo fra il suono e la notifica sul cellulare. Io ho inserito 0 secondi in modo che sia praticamente istantaneo. Al momento della pressione del pulsante esterno verrà subito avviata una chiamata dall'applicazione che dopo andremo a vedere sul nostro cellulare. E guardiamo qua, invece possiamo resettare direttamente il wifi, quindi andremo a resettarlo la prima volta che andremo ad accoppiarlo. Successivamente poi utilizzeremo la nostra rete wifi per connetterlo ad internet, dopo vedremo come. Nelle impostazioni, che è il quarto menu, non c'è praticamente altro che il ritardo dell'apertura del cancello, cioè il contatto deve stare chiuso. Io ho impostato su un secondo. Questo secondo volume sinceramente non ho capito bene cosa sia, non ne ho idea, non
anche se c'è un simbolo sulle foto, probabilmente per cancellare tutte quante le foto memorizzate, perché ogni volta che viene premuto il pulsante esterno si accenderà lo schermo e il monitor diciamo che farà uno screenshot dello schermo per vedere chi è che ci ha suonato. Ovviamente verrà memorizzato in parte nella memoria del monitor del videocitofono, oppure eventualmente potendo inserire una SD di memoria. Questo per fare un reboot del sistema. Ed infine abbiamo, appunto, come vi dicevo prima, i vari screenshot che vengono salvati automaticamente, ovviamente non essendocene neanche uno mi dà quel simbolo là. Andiamo a vedere adesso la videochiamata tramite la pressione del pulsante. Ecco qua, ovviamente io sono qua e quindi la videochiamata è questa. Non avvio il, come notate, è comparso il simbolo della fotocamera. Non avvio la chiamata perché è troppo vicino il monitor dal posto esterno, farebbe il fastidiosissimo effetto Larsen che abbiamo visto più volte. Quando poi viene notificata la chiamata, il simbolo centrale lampeggia ad indicarci che è stata effettuata una chiamata, e quindi vi farà vedere lo screenshot, che in questo caso sta prendendo il soffitto, quindi non vedete assolutamente nulla. Ed eccomi qua. Possiamo tornare tranquillamente indietro. Ecco, adesso ci accingeremo a scaricare l'applicazione ed accoppiare il device alla nostra applicazione, appunto. Ecco, l'applicazione da scaricare per utilizzare il videocitofono sarà appunto Extel Connect, disponibile sia per Android che per iOS. La prima volta che aprirete l'applicazione dovrete dare eventuali permessi per quanto riguarda fotocamera e via discorrendo. Per aggiungere un dispositivo dovrete cliccare il pulsante più e successivamente nuovo dispositivo prima installazione. Se si collega al videocitofono per la prima volta, ricordarsi di ripristinare il wifi, ve l'ho fatto vedere prima come farlo. Andate appunto nelle impostazioni wifi, l'ultima icona, e cliccate poi su reset. Successivamente ci chiederà di scansionare il QR code dietro il dispositivo. Fatelo. Ecco, una volta che l'avrete fatto, il codice del vostro videocitofono comparirà sullo schermo. Cliccateci sopra. Selezionate la vostra rete Wi-Fi e scrivete la password. Ecco, in questo momento il vostro dispositivo si è agganciato alla vostra rete Wi-Fi. Dovrete semplicemente selezionare il nome per un dispositivo, che chiamerò citofono. Salva. Ed eccoci qua che il vostro videocitofono è pronto. La prima volta che lo aprirete probabilmente vi chiederà di modificare la password del dispositivo. Dovrete selezionarne una da 6 a 32 numeri. Mettiamo come test la mia data di nascita. Ebbene sì, sono nato la vigilia di Natale. E diamo un salvataggio. Ecco, vado a disattivare l'altoparlante, altrimenti si crea questo fastidiosissimo effetto Larsen. E vediamo un po', a destra abbiamo il pulsante per mettere a tutto schermo l'immagine, qua sul simbolo della fotografia ci sarà la possibilità di fare uno screenshot dello schermo, e in questo caso, se fatto dall'applicazione, non verrà salvato sul monitor ma verrà salvato direttamente sulla memoria del telefono. Stessa cosa per quanto riguarda la registrazione video, che è il pulsante accanto, e anche in questo caso verrà registrato direttamente sulla memoria del telefono. Premi e parla per parlare, ovviamente, e poi abbiamo il pulsante a forma di lucchetto, che se lo apriamo ci sarà la possibilità di andare a sbloccare o l'elettroserratura o il contatto relativo al cancello. Prima di sbloccarlo dovrete inserire la vostra password, che è quella che avevamo messo prima, quindi in questo caso 241282.
sblocco riuscito e ovviamente voi dovrete mettere la vostra password sia per quanto riguarda l'apertura del cancello che per quanto riguarda l'apertura dell'elettroserratura. Qui abbiamo i vari parametri, in alto a destra c'è il simbolo dell'ingranaggio, potrete attivare o disattivare le notifiche se vedremo dopo come premendo il pulsante esterno arriverà una chiamata, potrete anche disabilitare questo se non avrete intenzione di essere disturbati. E tempo sincronizzazione, presumo che sincronizzi l'orario dell'orologio del vostro device con il monitor del videocitofono Extel. La configurazione Wi-Fi, invita un amico, modifica la password del dispositivo e impostazioni del citofono. Le troviamo i vari parametri del citofono stesso. Andiamo a vedere adesso come funziona. Scusate se era riattivato, come funziona la notifica quando uno preme sul posto esterno e vediamo la chiamata sul nostro cellulare. Vediamo cosa accade quando vado a premere il pulsante di chiamata del citofono del posto esterno. Si accende il monitor ed ecco qua che parte anche una chiamata per il mio telefono. Disattiviamo l'audio altrimenti diventa fastidiosissimo e come potete notare si apre l'interfaccia dell'applicazione anche se lo schermo era bloccato e ci fa vedere quello che attualmente eccoci qua ora scusate ma il citofono sta riprendendo il soffitto. Comunque si apre la schermata e si potrà interagire con il citofono anche dal nostro cellulare. Vediamo adesso invece sotto connessione dati, quindi andremo a disattivare la rete Wi-Fi e vedremo se l'operazione si farà allo stesso modo, quindi se il mio telefono andrà a suonare. Ed ecco qua che anche in questo caso si apre l'interfaccia del mio telefono, arriverà una chiamata che sarà diversa dalla chiamata impostata per la suoneria classica del nostro telefono e cliccando immediatamente si aprirà l'interfaccia del citofono. Devo dire che questo citofono rispetto a tanti altri dispositivi che ho provato in passato è molto reattivo per quanto riguarda sia la velocità di notifica sul cellulare ma anche verso il la risposta diciamo che ha l'applicazione nei confronti del citofono interno. Nel momento che si preme il pulsante di chiamata verde, quindi la risposta, immediatamente si apre l'applicazione e immediatamente ci mettiamo in contatto con il nostro citofono sia per quanto riguarda sotto la connessione Wi-Fi ma anche sotto la connessione dati, quindi anche da remoto, anche quando saremo fuori casa ovviamente potremo rispondere alle nostre chiamate che ci verranno effettuate sul nostro citofono. Bene amici, anche per oggi è tutto, vi ricordo di seguirci sui nostri canali all'indirizzo www.vincenzocaputo.com, ho messo il link del nostro videocitofono smart all'interno della descrizione e all'interno dell'articolo in modo da poterlo acquistare. Spero che questa video recensione vi sia piaciuta, un saluto, a presto da Luigi, ciao!